Si mantiene sugli standard da zona bianca il numero dei nuovi positivi giornalieri in Abruzzo. Rispetto a ieri si registrano solo 28 casi, aventi una fascia di età compresa tra 4 mesi e 72 anni. Le nuove positività sono il risultato di 4.489 tamponi effettuati, con un tasso di positività che si attesta allo 0,6%. Così, dall'inizio dell'emergenza, nella nostra regione il numero dei positivi raggiunge quota 74.496. I nuovi casi fanno riferimento 11 alla provincia di Teramo, 9 a quella dell'Aquila, 3 alla provincia di Chieti, 1 a quella di Pescara. Un caso fa riferimento a persone fuori regione, mentre per 2 unità sono in corso verifiche sulla provenienza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 70.616 dimessi guariti, più 122 rispetto a ieri. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, scende a 65, meno 6 rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 4, invariato rispetto a ieri, con 0 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre gli altri 1.308, meno 90 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.503. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.377, meno 96 rispetto a ieri.